Io sono arrivata a questa decisione non dopo una rapina, non dopo un furto semplice, cioè me ne sono successe di cose. Perciò uno è esasperato, non vede soluzioni. Bersaglio dei criminali 7 volte in 7 anni. Dopo 3 rapine, 4 furti e molti altri tentativi andati a vuoto, ora Carla, tabaccaia di San Fior in provincia di Treviso, ha deciso che vuole una pistola per difendersi. Se fossi lo Stato io mi sentirei sconfitto, direi... non dovrebbe esserci nessuno che arriva a pensare una cosa del genere. A giorni inizierà il corso al poligono di tiro, ma non sa se in caso riuscirebbe a far fuoco contro un ladro. Da qui a dire se riuscirò a reagire, se riuscirò ad usarla, non glielo so dire. Io sto portando avanti una causa che ritengo giusta, fondamentale, e tanti commercianti la pensano come me. Pochi chilometri più in là incontriamo Marco, benzinaio. Lui, il porto d'armi e la pistola a casa, già ce li ha. Noi qua in 3 anni 7 volte abbiamo fatto i furti. Io pago le tasse sulla mia casa, sulla mia proprietà, quindi automaticamente devo essere tutelato dallo Stato, e se lo Stato non arriva dobbiamo arrangiarci noi, in qualche maniera si fa. Andiamo in un'armeria a Treviso, qui ci dice il proprietario si sente l'insicurezza che cresce. Sì, c'è un po' di paura, però c'è anche paura nei confronti della giustizia, perché non sempre la giustizia segue la strada giusta. Vengono a informarsi qui, le chiedono? Sì, moltissimo, vengono a informarsi, mi chiedono, vogliono sapere tutto. Si percepisce che non siamo tutelati. Al poligono di Treviso incontriamo Valentina, guardia giurata, usa le armi per lavoro e crede nella legittima difesa. Secondo me è utile comunque avere un'arma in casa per la difesa personale, comunque nei limiti della legge. Se ci fosse un ladro in casa, pensa che sparerebbe? Penso che ci penserei molto bene, comunque non lo so se lo farei. L'arma in casa aiuta? L'arma in casa può aiutare psicologicamente, a sapere di potersi difendere è già una gran cosa. La legge difende la libertà di difendersi in casa, c'è sta legge, solo che è un pochettino interpretabile, di conseguenza uno ha anche paura a difendersi. Petra, consigliere comunale a Treviso in area Lega, mesi fa ha subito una rapina e un'aggressione. Ora ha fondato un'associazione e anche lei prenderà il porto d'armi. La legge non ci sta difendendo e quindi noi abbiamo bisogno di difenderci. Con altre donne andremo al poligono a fare il corso. Ma risulta sicuramente un aumento delle persone che si armano, perché la paura è in crescita esponenziale. Questa è l'unica soluzione che purtroppo oggi i cittadini si sentono di adottare. Se lo Stato non c'è, i cittadini qualcosa fanno.